Agenda ESG e sostenibilità. C'è spazio per i brevetti o i brevetti bloccano l'innovazione? Beh, in realtà il sistema brevettuale è costruito in modo tale da cercare di favorire l'innovazione. Da una parte si dà una sorta di piccolo monopolio, una protezione su un'invenzione che è frutto di investimenti, tempo, denaro e persone, competenze che lavorano per cercare di produrre un risultato innovativo, e dall'altra devo remunerare in qualche modo questo sforzo che il ricercatore o l'imprenditore fa per creare l'innovazione. Ma di fronte a tutto questo il sistema legislativo ha cercato di soppesare le varie esigenze ed ha quindi messo a sistema questa protezione con dei limiti, un limite di tempo per cui fino a un massimo di 20 anni si può avere la protezione, e questo significa che il titolare di quel brevetto sarà spinto, se vuole mantenere la sua tutela, il suo vantaggio competitivo, a continuare a fare innovazione su quella tecnologia, a farla evolvere e a continuare a brevettare. E dall'altra parte il risvolto della medaglia, la pubblicazione. Il brevetto comporta che la tecnologia sviluppata viene pubblicata e quindi tutti potranno venire a conoscenza della tecnologia per filo e per segno, in dettaglio, e capire come è fatta, e quindi continuare a innovare partendo da ciò che già esiste, studiare quello che esiste per creare qualcosa di nuovo, dando quindi una spinta a ulteriore innovazione. Come tutto questo può essere utile per un project manager? Beh, sicuramente questa pubblicità, questa pubblicazione di informazioni consente di accedere a un database, a dei database di pubblica consultazione, che sono quindi aperti alla consultazione e che contengono un tesoro di informazioni che possono essere utilizzate nell'ambito della gestione di progetto per limitare il rischio di violare i diritti di altri, che altri possono avere su brevetti già esistenti, ma anche quello di accelerare l'innovazione conoscendo ciò che esiste per poter creare qualcosa di nuovo e quindi dare una spinta all'attività di ricerca e sviluppo, l'attività che ci porta a fare innovazione. E come tutto questo deve essere calato nella realtà quotidiana del lavoro di un project manager? Beh, sicuramente bisogna ricordare che quando si fa innovazione, che sia da soli, usando risorse, grazie a risorse interne dell'azienda o in collaborazione tra imprese, ci sono dei diritti che possono aspettare ai dipendenti, dei diritti che possono aspettare agli altri che collaborano con noi per realizzare il progetto innovativo. Ecco, tutto questo andrà tenuto in considerazione nel disciplinare fin da subito con giusti contratti, chiari contratti, quello che potremmo definire come patti chiari e amicizia lunga. Ci mettiamo da subito d'accordo su a chi spetteranno i diritti e chi dovrà sostenere le spese per poter ottenere le protezioni a vantaggio di tutti quanti, in modo tale che la relazione possa concludersi positivamente e non bloccarsi di fronte a inghippi e imprevisti dell'ultimo momento, nel momento in cui si va sul mercato.